Sì, eccoci, buonasera. Allora, noi siamo in compagnia del vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle. Allora, sì, dicevi bene, insomma, quest'oggi c'è stato questo incontro qui a Palazzo Chigi, che vedete alle mie spalle, tra il Presidente del Consiglio, prima che ovviamente partisse alla volta di Bruxelles, proprio con la conferenza Stato-Regioni, guidata da Vasco Errani, e poi con i comuni, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, proprio per parlare anche e soprattutto di riforme, se vogliamo, a partire dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, la riforma del Senato, anche perché lo stesso Renzi aveva già detto a più riprese che la vera sfida con l'Europa, abbiamo visto la corrispondenza del collega Andrea Bonini in precedenza, non è tanto sulle misure economiche quanto sulla capacità di fare riforme in tempi certi. Allora, proprio di questo vogliamo parlare con l'opposizione, in questo caso il Movimento 5 Stelle. Queste riforme ci potranno essere, ci saranno a suo avviso, ci potrà essere una collaborazione, sì, no? Beh, prima di tutto vanno visti i testi, per ora si stanno facendo consultazioni, ci sono delle bozze, appena avremo modo di vedere dettagliatamente i testi normativi e le proposte di legge in merito avremo modo anche di valutarle. C'è da dire una cosa, quanto ho capito non vogliono toccare la sanità. Vogliono lasciare nella riforma del titolo quinto la sanità alle regioni e quindi continuare in questo atteggiamento clientelistico della gestione della sanità che la politica ha distrutto in questi anni e che è un servizio essenziale. Secondo, c'è sempre da dire una cosa, si discute tanto di lentezza delle istituzioni, di pantano, di burocrazia. Io sono sempre più convinto, da quando sto qui dentro, che la burocrazia e il pantano siano i partiti che continuano a farsi guerre interne e a rallentare i processi decisionali. Molto spesso ci troviamo noi a spingere perché proposte di legge del PD o di altre forze politiche vengano accelerate nell'iter parlamentare, perché loro passano il tempo a litigare internamente, a mettersi veti l'uno contro l'altro. Poi ci sono delle cose da innovare nel nostro assetto istituzionale, nel nostro assetto anche degli enti locali, e di questo ne discuteremo in Parlamento. Io credo modestamente che uno dei problemi che va affrontato è la mancanza di strumenti di decisione per i cittadini, gli strumenti di democrazia diretta. Se noi nel futuro daremo più potere di controllo ai cittadini per mettere in discussione le decisioni dei politici, probabilmente faremo delle riforme che portano il Paese verso un assetto più democratico. Sulla riforma della legge elettorale però voi l'avete contestata parecchio, insomma, anche questa possibilità di abbinarla alla riforma del Senato. Ma questa è una legge elettorale che è stata addirittura criticata dal suo padre che l'ha concepita, il professor Dalimonte, che ormai, visto il compromesso al ribasso che ha distrutto anche il testo originale, che era grande vocazione maggioritaria e quindi non era per forza condivisibile, ma almeno aveva un check and balance, un equilibrio. Oggi questa riforma elettorale non è una riforma elettorale, è un peggioramento della legge elettorale Porcellum che, come potete vedere anche voi, non ha le preferenze, ha degli sbarramenti come in Turchia e tra l'altro ha un premio di maggioranza abnorme che sarà sicuramente giudicato incostituzionale. E dettaglio, in questa legge elettorale il Senato non esiste, ma si chiede al Senato di votarla, perché poi magari arrivano le riforme costituzionali sul Senato. Io credo che in questo modo si è trovata anche la scusa migliore per non far sciogliere le Camere e far mantenere le poltrone a questa classe politica dei partiti, insomma. Caterina. Grazie, grazie a Di Maio, grazie al nostro Pier Francesco Ferrara. E noi...